poi ragazzi, oggi ho fatto un buon ritardo, 18 secondi. Ero fuori, quindi perdonatemi. Comunque, beh, 18 secondi, non è successo nulla. Mi cambio, accendo le luci, andiamo. E chiudo la porta. Dopo due minuti vedo già questa Salernitana bella pimpante. State a vedere. Ma state un po' voi a vedere adesso che succede. Sapete che con voi in campionato sono incazzato. Che distingo benissimo il Milan in Champions League dal Milan in campionato. Brahim, Brahim. Regà, regà, porco Dio, cazzo. Ce ne makers? No! Benasser stasera è incazzatissimo. Già tre falli ha fatto. Leao, campo aperto. Allora Leao va da solo. Campo aperto. Tira. Sì, vabbè. Addosso a Pirola. Quasi prima tira da centrocampo a sto punto, no? Ciao. Benasser sul mancino. Vede l'inserimento di Krunic. Krunic, no! Sì, però Brahim Diaz, ragazzi, è irritante. Perché è irritante. È 1,20 m. Non ha fisico. Non ha un cazzo. E se non salta l'uomo, gli tolgono la palla e ripartono un contropiede. Brahim Diaz perde un casino di palloni ogni partita. È incredibile. Poi invece, quando ne salta 3 o 4 come contro la Juve, tanto di cappello. Però altrimenti, ragazzi, rivedibile. Buonasera, Brahim Diaz. Atterrato qua. Un calcio di punizione plateale. E qua grande giocata qui di... potrebbe esserci anche un giallino, giallino qui, ino, potrebbe anche starci. La punizione da mancino quella. Tiriamo in porta, non la tiriamo mai in porta. Va Benasser, appunto. Che tocca calcio d'angolo. Sono i makers, sì, vabbè, dai, sì, sei una barzetta di giocatore te, dai. Sta partita, ragazzi, mi puzza tantissimo, lo sapete? Sapete che sta partita, ragazzi, altro cambio di gioco, c'ha un puzzo di merda che veramente, cioè, da Milano giunge a Roma. Mi puzza tanto del 2-2 dell'anno scorso, vi ricordate tanto? Mi puzza del 2-2 dell'anno scorso, raga. Ve lo ricordate bene quel 2-2 lì, perché sclerai non poco. Leao, accelera. Leao, t'hanno fatto un regalo. Leao non passa, Giroud coglie al limite, tira. Sì, vabbè, tira anche col destro, già ne è buono il sinistro. Ma che cosa ha fatto Teo Hernandez? Lo devi spiegare. Cosa ha fatto? Ha scaricato palla, gli è finito addosso, gli è fischiato fallo contro. Aggiunta, provata. Ma poco, non lo so. Eccolo qui che attacca la profondità. Buono Teo, no. Schiomber strepitoso in chiusura. Non è finito. Dai, Kalulu. Altro cross dentro. Sì, certo. Raccoglie Leao. Leao, Leao. Leao sinistro, Giroud, no. Correggere Giroud, palla fuori. Non l'ha corretta in porta. Vabbè. Questa palla, finta di tiro, dribbling, messa. Che vi devo dire? Ormai noi il campionato abbiamo tirato al cesso, ma già da tempo. È vero che anche avendo la media punti dell'anno scorso cambierebbe di po', però l'anno scorso, tolto il furto con lo Spezia, no, non si sono fatte figure di merda come contro il Sassuolo quest'anno. Per provare a chiudere l'azione. Ma questo campionato è andato, io spero finisca veramente il prima possibile. Raga, 23 minuti, 7 falli a 2. Io non sono in campo, quindi non sapete neanche da dove cominciare per fare gol. Però è il vostro mestiere, siete pagati milioni di milioni e ne volete ancora di più, quindi io vi chiedo, ce la fate a fare un gol? Uno. Tanto ormai abbiamo capito che più di due non siamo capaci di segnarne in una partita. Che magari col gol del 1-0 cominciano ad alzarsi e dopo la situazione si fa interessante. Ovviamente se poi reggete botta. Tanto qua un gol per noi e cambia la musica. Se fanno gol loro, ragazzi, cominciate a pregare in cinese, perché veramente non la recuperi più. Raga, stanno sbagliando tantissimo però quella Salernitana, e noi non approfittiamo mai, perché noi non approfittiamo mai degli errori degli altri, mai. Guarda qua Leao che cross che mette. Cioè, ti fischia, fa bene. Perché te vuoi 150 milioni di rinnovo e fai sti cross di merda? Smorfia. O fai un gol anche a pagarti, che già ti si paga. Cosa ha fatto Paolo Sosa da quando è arrivato? Mamma mia, Leao, sei irritante. A Firenze sei stato un ologramma di merda. Per non parlare di Londra. Seconda peggior difesa della. Non ne approfittiamo mai degli errori degli altri. Tomorisce dei blocchi, ciao. Stava per fare un gol della Madonna. Magico Giroud con l'acrobazia, palla alta. Avesse colpito la palla un metro più verso il campo, sarebbe scesa perfetta in porta. Brahim Diaz che perde un altro pallone e va a fare un altro fallo. Toglilo dai coglioni.
Cavani ha rotto il cazzo. Brahim Diaz ha rotto il cazzo. Piola Candreva, state a vedere. C'è Salemakers. È Salemakers, va a fare la coglionata. Un altro coglione che nel Milan non ci sta di un cazzo. È sto belga di merda. È sto belga del cazzo. È un altro che nel Milan è inutile, perché la sua presenza è inutile. Un altro fallo. Un altro fallo, stavolta Tomori. No, dice no, non ho fatto fallo. No, hai solo fatto una scivolata e l'hai pure preso da dietro. Non hai fatto fallo, no. Certo, l'ha ammazzato. Sta partita mi sta già sul cazzo. Per ricevere palla, eccolo, ancora Boinen, Bennacer. Poi se la allunga Bradaric, tocca a Maignan, deve uscire. Maignan, no, no, ma no! La porta, ma è calcio là. Calcio. Ma che cazzo fate? Si può sapere cosa cazzo fate? Bennacer ha dietro la palla, così Maignan un po' scicco le mani. Ma che cazzo fate? Ma che cazzo lo fate a fa sto mestiere di merda? Lo sfida Leao, lo guarda negli occhi. C'è il movimento di Teo. No, beh, palla. Pezzo di risolvere il tutto con Leao che dà la palla lunga per Hernandez. Sì, hai risolto grandi problemi così. Continuiamo a giocare così, che vi devo dire. Continuiamo a giocare così. Continuiamo a tirare 54 volte. Fa 54 azioni. A fa l'85% di possesso palla prima di fa un gol. Continuiamo così. Vediamo cosa fa. Diamo la cagata. Oh, scarica la palla, incredibile. Leao a giro fuori. Con deviazione anche qui, angolo. Mi state facendo saltare nervi! Cioè nervi non mi reggono più ogni volta che vi guardo! Mi fate venire due coglioni così, mi fate venire! Benna. Di spazio riesce ad aprire, Salemakers crossa subito. Adesso ci lo si, vabbè ragazzi. Gli ha crossato una stecca. Salemakers, Teo. Mamma mia, che tiro di merda! La palla. Che tiro di merda! Un altro che è irritante. Veramente troppo irritante sto qui. Mamma mia, che sbocco! Che sbocco! Qui mi sono rotto il cazzo di guardarvi. Mamma mia, quanto mi sono rotto il cazzo! Voi non ne avete idea! Ogni mattina che mi sveglio che giocate la sera, ok, stasera gioco al Milan, mi incazzo tutte le volte. Io vi vorrei far notare una cosa: tiri fuori 5-0 per il Milan. 5-0! 61% di possesso palla, 5 calci d'angolo e non siamo capaci di fare gol. No, e vabbè, sì, ma non puoi tirare da 30 metri ogni palla che tocchi! Rischia tantissimo. C'ho uno. No. Solo contro Maignan. Maignan sul pallone, o quantomeno toccando un po' di pallone, salva una situazione pericolosissima sull'ingenuità di Ciao. Io ho finito le bestemmie. Perché io ho finito le bestemmie, ragazzi? Io ho finito le bestemmie. Io le ho finite. Le ho finite. Io non so più come cazzo insultarvi. E non mi nominate quarti di Champions, perché mi state ancora più sul cazzo se li nominate. Bennacer, va vaffanculo. Alternativa, visto quanta densità. Caputtana, vi giuro. Io vi giuro che sta partita la stacco. Io la stacco. Io vi giuro che la stacco sta partita, perché mi state troppo sui coglioni. Mi fate così tanto incazzare che poi quando fate gol non c'è neanche il gusto di esultare. Avete capito quanto mi fate girare i coglioni? Benna. Giroud, gol. Assist di Bennacer, gol di Giroud. Mi state così sul cazzo che non mi fate neanche esultare. Avete capito? Che non mi fate esultare. Bravo. 584 azioni, 584 puttanate per fare un gol. Bravo. Fenomeno indiscusso. Nel primo tempo mi fate dannare come al solito. Perché come al solito io devo incazzarmi. Ma non è finita qui, eh. Non è finita qui. Iniziata. Tra l'altro c'ho la pasta sul fuoco. Speriamo di non perdermi delle robe, perché siamo capaci di tutto, lo sapete, vero? Palla che passa, Candreva che tiratore. Candreva!
Maignan. Rimbalza davanti a Maignan. Ah. Duello per e Giroud. Si va col giallo per Giroud senza motivo. Aveva la palla in difesa, te l'ha trattenuto, hai fatto un fallo inutile. E niente Giroud a Udine. Ma tanto Udine, ragazzi, ci si rimane secchi. Vedrete. Ve lo dico adesso. 59-20 di Milan Salernitana. A Udine ci si rimane secchi. Tutti e tre in campo. Intanto qui c'è spazio però per Aia. La Salernitana con Koulibaly. Aia, Koulibaly. Bradaric davanti a sé. Aia! Di rigore e pareggia la partita al 61. Boulaye Dia. Al momento che esce dal pressing la Salernitana. Ma si può, ragazzi! Ma si può! Di Bradaric da su terra. E poi il Milan meritato. Proprio di meritato. Marcatore. Ma meritato! Ma meritatissimo! Lasciato lì solo! Ma che cazzo di azione gli abbiamo fatto fa? Ma che cazzo di azione gli abbiamo fatto fa? Guarda lì! Guarda lì! Calulu va a pigliare Candreva! Non ci capiscono più una sega nessuno! Secondo gol uguale che prendiamo dopo Firenze! Bravo! Togli Giroud! Adesso! Toglilo! Togli Leao al 61! Toglilo! Mi raccomando, togli Leao per De Ketler! Toglilo! Toglilo! Bravo Pioli con i soliti suoi cambi di merda! Bravo! Bravo! Sta partita ve l'ho detto che mi puzzava tantissimo, ragazzi! Io ve l'avevo detto che mi puzzava di merda sta partita! E non mi sbaglio mai! A parte non è che non mi sbaglio mai, è che siete così scontati ormai! Siete così scontati! Siete così ovvi! Così ovvi! Che vi si legge le partite ancora prima che inizino! E non mi venite a nominare la Champions League, perché vi blocco! Vi blocco se mi venite a nominare la Champions League! Che vergogna! Che cazzo di vergogna! Ma che vergogna! Vergognatevi! Vergognatevi, squadra del cazzo! Adesso sti qua giocheranno per il pareggio, sicuro? Teo? Teo? Non c'è nulla! Devi passare la palla, pezzo di merda! La palla si passa! Si passa! La palla si passa! E non ti lamenti del contatto! Perché la palla si passa! Pirasser! Vabbè, ciao! Si comincia con le palle in curva! Non abbiamo già tirato abbastanza di palle in curva in questi mesi. Brasser! Oh, questo è rigore, sì! Questo è rigore tutta la vita! Spinto via! Spinto via, ragazzi! Allora, no, a vederlo onestamente, a vederlo da lì sembrava rigore netto, però a rivederlo dal replay effettivamente, ragazzi, però non possiamo rifarci ai calci di rigore per vincere questa partita, è indecente, ma ovvio che lo toglie. Ragazzi, vincere non si vince, al massimo si perde, ma vincere non si vince mai sta partita, non la vinceremo mai, mai e poi mai. Datemi retta, c'è sold out a San Siro, 77.000 persone, quante sono ora non ricordo, e voi giocate così, ma io col cazzo che ci vado a San Siro, io col cazzo che ci vado, cioè voi fate ste partite del cazzo davanti a 71.000 paganti, cioè ma neanche se me lo regalate il biglietto io vado a vedere il gioco così, manco se me lo regalate, manco se il Milan mi manda un'email proprio indirizzata a me personalmente con scritto vi regaliamo il biglietto, ma io gestino la mail, cazzo, e voi volete andare a Udine e a Napoli così? Ma voi davvero volete andare a Udine e a Napoli così? Ma col cazzo Salemakers, ragazzi, quanti danni sta facendo sta partita, cioè mi vanno a togliere Leao, c'è Salemakers, ragazzi, non l'ha indovinata a mezza, non ne ha indovinata a mezza, 74 minuti per far entrare Florenzi, cioè ma vi rendete conto di che cazzo abbiamo in panchina? 74 minuti per far entrare Florenzi. Salemakers non è un giocatore di pallone, andava tolto dopo 10 minuti nel primo tempo. Salemakers, sto bidone di merda, inutile, è un giocatore che è sempre stato inutile, è 3 anni l'abbiamo sul groppone e più passa il tempo più diventa inutile sto figliolo. Salemakers dentro, Ibra, Giroud, vabbè dai, dopo un tocco
Ecco. Va bene, dai. Origi. Sì, vabbè. E non ditemi, però è il portiere, non è il portiere! Tu devi aver già fatto 3 gol adesso! Io non vi sopporto più. A me mi state tutti sul cazzo. Io vi giuro che non vi sopporto più. Io non vi sopporto più. Mi fate veramente venire voglia di mollare tutto. Di mollare tutto il prossimo anno. Tiriamo a finire sta stagione. Poi io col calcio su sto canale ho chiuso. Perché voi non mi fate stare bene fisicamente. Cioè, prendiamo 5 gol dal Sassuolo e non siamo capaci di farne 2 alla Salernitana. Avete capito perché mi sono rotto il cazzo? Come ve l'ho detto che giocano per il pareggio? Come ve l'ho detto che giocano per il pareggio questi? Come ve l'ho detto? Come ve l'ho detto che giocano per il pareggio? Ma come ve l'ho detto? Ma quanta ragione ci avevo? Era appena entrata la palla in porta che ho detto che questi qua giocano per il pareggio. Ma che ragione ci avevo? Da qui manco più ci provano. Manco più ci provano. Cioè, ma voi con che coraggio vi presentate allo stadio? Cioè, ma io con che cazzo di coraggio sborso 30 euro al mese per guardarvi? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, che cosa mi tocca vedere? Bradaric, gol della Salernitana. Gol della Salernitana. Gol della Salernitana. Ciao, sulla traiettoria. C'è poco equilibrio in campo. Bravissimo Bradaric. Ma togli Krunic! Togli Bennacer. Sei veramente clamoroso. Pioli, sei clamoroso. Pioli, sei da esonero. Dopo i 5 gol dal Sassuolo, sei da esonero. E continui a dimostrarti tale. Poi cross di Calulu. Palla lì. Oh, qualcuno! Morbido Ochoa. Teo, Ochoa. E poi palla in porta. Palla in porta. Il tocco di Florenzi. Ma gioco fermo, perché poi è arrivato soprattutto Ochoa, in qualche modo l'ha tenuta. Mamma mia, ma cosa mi tocca vedere? Cosa mi tocca vedere? Che lunedì sera buttato al cazzo. Esattamente come il sabato sera scorso. Origi, cosa, no, dove vai? Ibra. Ochoa, vabbè, dai. Era easy. Era raso terra. Cioè, ragazzi, qua hanno preso 8 gol dall'Atalanta. 8! Da quando è che in Serie A non si vedevano 8 gol? Cioè, sti qua hanno preso 8 gol dall'Atalanta e non siamo stati capaci noi di fargliene 2. Perché mancheranno 5 minuti. Ma sta partita non è mai vinta. Finita. Un'altra partita di merda. Un'altra partita di merda!